È terrificante quando devi capire se sei a fuoco, ma tu non vedi a fuoco perché sei senza occhiali. Bella regà! Questo è un video di aggiornamento rispetto a una video recensione che io ho fatto qualche tempo fa. Se vi ricordate, ho fatto più o meno 2 settimane fa, forse tre, la recensione di un microfono video, di un microfono per videocamere Boya BY-M11 o qualcosa del genere. Ve la metto qui così che sapete di cosa sto parlando. E dopo, se volete, andate a vedervi la recensione, stoppate questo video, andate di là, vi vedete la recensione e poi tornate, perché vi do l'aggiornamento rispetto alla recensione. Il microfono è tornato tra le braccia di Amazon. Perché? Perché quel microfono ha un connettore che sta alle spalle del microfono, diciamo sulla parte posteriore, che serve a connettere il cavo per collegarlo alla videocamera, al cellulare o quant'altro, e quel connettore si è spaccato, nel senso che a un certo punto il cavo del microfono, il cavo audio, non entrava più nel microfono, o meglio entrava, ma rimaneva mollo. E ovviamente non arrivava nessun tipo di segnale, per cui ho chiamato Amazon e gli ho detto questo, torni via. Amazon se l'è ripreso, mi ha rimborsato, eccetera, eccetera. Riflessione da fare in merito a queste cose, che poco pagare, poco avere. Ah sì, vabbè, è vero, ma costava solo 10-15 euro meno di altri microfoni. Sì, vero, però magari un marchio più blasonato. Forse, e parlo senza aver provato nessun prodotto di marchi più blasonati, forse però non si va a sputtanare con un microfono che poi non è valido, con un microfono che poi non è adeguato a quello che deve fare. Che cosa sto usando adesso per registrare? Sto usando un microfono della Sony, un microfono sempre stereo, che in realtà ho riadattato perché era il microfono di una videocamera che abbiamo a studio, che ho riadattato per essere usato con la Alpha 7S2. Il microfono che sto usando ve lo faccio anche vedere perché lo filmo con la Nikon. È un microfonino carino per quello che deve fare. È un microfono buonino, è abbastanza buono come livello di ripresa audio. È un microfono con cui ho fatto altri video. È un po' complesso da usare all'aperto perché non è molto isolante rispetto ai suoni che arrivano da altre, che arrivano dai lati, e quindi funziona molto meglio al chiuso. E comunque c'è da dire che questi microfoni, un po' come il microfono che la Sony monta al suo interno, sono microfoni che sono pensati più che altro per dare un riferimento per quello che riguarda le fasi di sync. Questo apre lo spazio per un video che uscirà, spero martedì prossimo, in cui vi parlerò appunto di ripresa audio e di microfonia, intesa come microfonia per quello che riguarda il discorso dell'audio, anche ispirandomi e facendo vedere e citando altri video in cui si danno delle soluzioni sempre per quello che riguarda il discorso microfono e il discorso ripresa audio, soprattutto per eventi. Cercherò di farvi vedere che cosa uso, cercherò di farvi vedere come usarlo e cercherò di fare il più possibile un video completo parlando anche un pochino, magari in un secondo video, di come poi trattare l'audio in post-produzione. Questo video si conclude così. Lo so, vi aspettavate il solito pippone, ma invece è stato meno pippone del solito, dai. Io vi raccomando di iscrivervi al canale, di mettere il like a questo video, di andare sulla mia pagina Facebook e mi piaciare la pagina Facebook Mamo Rosati. Di andare su Instagram, seguirmi su Instagram e di condividere con i vostri amici questo video, di iscrivervi al canale, di attivare la campana, tricche, tracche, ballacche, bomba a mano, cocco fresco, cocco bello, cocco, e niente ragazze, sentiamo presto e ciao al prossimo video.